Sei pronta a costruire uno zoo strabellissimo? Sì, sì, però non ho capito perché il signor Ender ha voluto per forza che indossassimo questi vestiti. Non lo so, ma a me piace un botto questo vestito da tigre. Guardami. Anche a me quello da orso polare, però aspetta. Fa caldo. Orso polare? Tu saresti un orso polare? Sì, quello. Ma ero convinto che tu fossi una mummia. Ma che mummia? Scusa, la mummia è un animale, no? No, però, che ne so, magari era uno zoo particolare. Comunque abbiamo un sacco di materiali nuovi con cui costruire questo zoo, lo sai? Sì, ho visto. Poi guarda qui. Sì, questi sono gli animali. Oh mio Dio, non avevo visto. Sì, ma questi si toccano per ultimi. Il signor Ender è stato categorico. Potete piazzarli solo una volta che abbiamo fatto le gabbie. Ovviamente non è che possiamo metterci a disseminare animali in giro per la città. Sono sicuro che alcuni sono anche pericolosi. Fammi vedere, tipo, animali grandi. Questo è l'elefante, rinoceronte, ippopotamo, tigre. C'è anche giaguaro. Il leone. È vero, il leone! Che bello! Il canguro, questo non ho idea di che cosa sia. C'è anche questo gorilla. È un orso polare. Gorilla, eccolo qua. E questo è un pipistrello? No, non è credo. Un canguro. Oh, interessante! Oh, è una zebra quella! Oh, che fico! Animali acquatici? Oh, ce ne sono tanti anche di qua. C'è il pesce Nemo! Poi che abbiamo carino. Rettili. Rana? Questo è un pitone, credo. Questo è un serpente ancora più grande. Mi sa che quella è un'iguana, invece. Oh, e l'ultimo che cosa dovrebbe essere? Un tapiro? No, credo sia un coccodrillo. Ah, molto interessante. Un coccodrillo. Quello non lo possiamo mettere insieme al tapiro. Poi, vediamo un po'. Qua abbiamo invece animali speciali. Qua c'è la mummia, forse. No. Questo è un procione. C'è il panda rosso, sì. Oh. È un panda rosso, non è un procione. Vabbè, quello che è. E poi? Il koala. Ok. Il pangolino. Pangolino. Sì. E che cappero è un pangolino? È una specie di armadillo, però più pangolino. Ah, interessante. Signor Ender, lei lo sapeva tutte queste cose sugli animali. Io no. Beh, non... ma questa è la macchina del signor Ender. Wow. Ma aspetta, come ci è arrivato? No, è una jeep. Ci sta che va, no? Su terreno accidentato. Sì, ok, ma qui è proprio allagato, non è accidentato. Vabbè, ma è una jeep. Il signor Ender c'ha soldi, signor Ender. Quella è la Grand Jeep Scrang. Beh, è una macchinona. Senti, ma per caso ti sei lasciato sfuggire qualche animale, per caso? No. Guarda laggiù. Dove? Lo vedi? Un maiale. Vabbè, un maiale selvaggio. Pensi che facesse parte anche lui degli animali da ingabbiare? No, o per caso piuttosto il pranzo di uno di loro? Secondo me può essere, oppure è abusivo. Comunque vada, io direi di iniziare a costruire le prime cose. Però mi devo prendere il cellulare, perché spero che nessuno si arrabbi. Però lo devo prendere dal menu della modalità creativa del signor Ender. Ho dimenticato il telefono a casa. L'ho dimenticato a casa. Io devo far vedere ai miei iscritti di CraftTube quello che noi costruiamo. Cavolo, stiamo costruendo uno zoo. Cioè, ci metti, non succede mica tutti i giorni. Giusto, ci penso io, ti preparo lo stand per il telefono. Oh, grazie, grazie, ci stavo pensando. Te lo metto qui. Ok. Ok, metto il telefono. Perfetto, quest'oggi inquadratura di traverso molto sportiva. Inizio la live, Sì, sai quanti iscritti ho adesso? Sono quanti aumentati. Sono adesso 26.000. Mamma, così tanti. Pensa che tutti mi chiedono nei commenti lo scherzo al nonno di mettergli le robe in bocca alla colla. Sì? Secondo me la dobbiamo colla, fare. No, poverino. Poi gli si attacca alla dentiera e tocca fargliene una nuova. Senti, Anna, se la gente lo chiede, io lo devo fare, Se me lo chiedono ancora. Ho chiesto tre pollici in su. Tre. Se li raggiungo, devo mettere la colla in bocca al nonno. Secondo ma me ce la faccio. Pochi, scusa. Appunto, io voglio mettere la colla in bocca al nonno. Ma che cattivo. Vabbè, dai, diamoci da fare, che sennò il signor Ender non ci paga. Hai ragione, abbiamo bisogno di soldi dopo l'ultimo furto. Allora, io inizierei da fare qui una delle gabbie. E qui farei... Tanto, Craft Scritti, diteci quale animale dobbiamo fare la gabbia prima. O l'acquario, perché secondo me l'acquario sarà molto gettonato, Allora. Sì, infatti. Però secondo me l'acquario dovrebbe essere più che una cosa piazzata così. Dovrebbe essere proprio un edificio. Senti, allora, secondo me non lo so. Però io prima di tutto farei una delle gabbie grosse. Questo cestino lo buttiamo perché dà fastidio lì. Sì. Farei una delle gabbie grosse con gli angoli così, guarda. Ma aspetta un
attimo, una cosa importante. Ma l'ingresso dello zoo dov'è? È lì dove c'è la macchina del signor Ender. Ok, non dobbiamo fare, che ne so, una biglietteria, qualcosa, no? È gratuito, certo, è lo zoo comunale. Stiamo lavorando direttamente per la città di Borgo Nucleo. Accidenti, ci prendo loro. Sì. Allora, questo è un animale grosso, vero? Quindi ci vuole un bel reticolato per... Ci vuole un recinto elettrico, Anna, per questo animale qua. Ok. Secondo me questa sarà la gabbia... Non lo so, potrebbe essere dei leoni, degli elefanti... Secondo me gli elefanti. Dici, ma secondo te questa recinzione elettrica funziona? Secondo me dovremmo testarla, Sì, oppure magari acchiappi il signor maialino che è laggiù e vediamo se diventa pancetta. Guarda, fritta. Diciamo che ne ho a disposizione un altro. Vediamo un po'. Non funziona! Come non funziona? Ehi! Ma è una fregatura! Dai, non ci posso credere! Craft iscritti! Utilizzando materiali scadenti, per caso. Non lo so, ma non è che bisogna magari darci potenza, tipo... Con della redstone. A me sembra bella smossa come recinzione, insomma, guarda. Teoricamente sì, lo è sì. Però non funziona. Senti, Anna, puoi provare tu per caso? Ma perché? Ok, non c'è bisogno. Quando ci metteremo l'animale dentro sarà tutta una sorpresa. Se scapperà distruggendo la città... Ehi, ha funzionato ora. Ha funzionato? Il maiale è fritto. Evidentemente ci vuole un po' prima che funzioni. Forse, non lo so, oppure è stata la torcia di redstone. Senti, io a scanso di equivoci le metto un paio di torce lì ai lati, Va bene. Tanto non rischiamo niente. Ti consiglio di metterne una un paio anche tu ai lati della recinzione che stai facendo tu, Va bene, va bene. Vogliono vedere assolutamente i miei craft scritti, come al solito con occhio di falco, te lo dico. Vorrebbero vedere la recinzione del pitone. Ma non c'è un pitone. Come non c'è il pitone? No, non c'è. Ma io l'ho visto. No, allora ti dico cosa abbiamo. È un boa. Abbiamo la rana. Abbiamo l'iguana. L'anaconda, l'anaconda c'è. No, l'anaconda non c'è. Ma c'è l'anaconda, l'ho vista. Signor Ender, dica che non c'è. Scusa, aspetta un attimo. Qui in rettili, questa è un'anaconda. Fa vedere. Sono quasi sicuro. No, questo è un Garial, che non ho idea di che cosa sia un Garial. È un gariale. Questo è un'iguana. Sì. Aspetta. E allora è questa. Anaconda verde, altro che coccodrillo. Te l'ho detto che c'era. Allora, se mettono l'anaconda verde, io propongo di mettere la salamandra gigante. Va bene, però per ora metteremo l'anaconda verde. Così ci spaventiamo sia tu che io. Tu per le lucertole, io per i serpenti. Senti, Anna, noi non dobbiamo mica stare dentro le gabbie con gli animali. Noi siamo fuori, tranquilli. Sì, ma non piace neanche Anna! Sapere... Che c'è? Anna! Cosa c'è? Un craft è scritto! Che ha fatto? Ci ha fatto una donations! Anzi, più di una! Sì, grazie Angela, che ci ama tantissimo! Cioè, a me, carino. A te non tanto. Christian! Fate un grandissimo zoo, conto su di voi! E soprattutto grazie a Roberta Massimo... Che ci dà 55 craft euro! Wow, un botto! Grazie! Grazie! Ci compreremo un animale! Che animale ci compriamo, Anna? Un gatto. Un gatto di 55 craft euro è bellissimo, Un gatto molto veloso. Ok, ci sta. Senti, bisogna sollevare, brava, continua così, finiscila. Ok. Quando su... Ok, manca questo lato. Dobbiamo farla pari, Anna, Così, deve essere pari da sopra, non da sotto, ok? Ah, ok, perché io qui ho visto in discesa, capito? No, non c'entra nulla, poi l'animale fa un balzo, esce fuori. Ma che razza di animali conosci? Che ne so, guarda che tanti animali. Hai visto un elefante saltare? Sì, fanno dei balzi incredibili. Davvero, gli elefanti saltano. Ma che ne so se saltano gli elefanti, ma secondo te sono un elefante? Secondo te avrebbe piacere... Ma penso. Ehi, avrebbe piacere di avere dei bambù? Secondo me sì. No. Guarda. Ma dai, sono molto belli. Gli elefanti e i bambù non c'hanno niente. Senti, metti che un elefante indiano. No, allora, la foresta di bambù qui nell'angolo ci deve essere, ok? A parte che credo che l'elefante voglia la sabbia. No, l'elefante dipende. Dipende. Quale dipende tipo? Da cosa? Senti, non rompere le scatole, va bene così. Fagli una pozza di sabbia se ci tieni. Io però devo liberarlo. Mi dispiace. Allora. Ma di già! Sì, questa è la loro gabbia, devono divertirsi. Sei pronta? Ma scusa, dobbiamo farlo per ultimo. No, elefanti. La peppina! Che belli! Wow! Guardali! Che sono belli! Bellissimi!
devi... ti stanno puntando. Penso che non siano. Sono grossi. Fanno brrrr. Li fanno senti? Un sacco di casino. È vero, fanno brrrr. Brrrr. Che simpatici. Ma siamo sicuri che siano felici? Sì, sono felici. Però secondo me hanno bisogno di qualcosa per giocare. Secondo con che me giocano? Avrebbero bisogno dell'acqua. Brava, gli devi fare assolutamente una pozzetta d'acqua. Sì. Pozzetta, una bella pozza, insomma, bah. Sono elefanti. Sì, beh, una pozza d'acqua. L'importante è che ce l'abbiano. E poi gli devi mettere... Guarda, aspetta, ti faccio vedere. Ci vuole assolutamente... Sì, però silenzio, elefanti, state rompendo le scale. Quanto fanno rumore? Io l'avevo detto di liberarli per ultimi. No, no, stai tranquilla, va tutto bene. Va tutto bene, metto i tappi per le orecchie se fa male. Va non bene. Ti preoccupare. Certo che però parlano un botto. Che ci avranno da dire? Tipo, mamma mia, ma che bel posto. Mi ero stufato di stare in quella cassa. È vero, erano nella casa. Lì non potevano parlare con nessuno. Ok, ora metti l'acqua qua sopra e ci siamo. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Christian, che è un altro mio craft scritto, ci chiede di fare l'acquario dopo questa. Ci sta, okay. Ci sta, ci sta. Va bene. Sembra che gli elefanti gradiscano comunque, sai. Ora. Ora. Beh, la loro gabbia non mi dispiace. Che ne pensi? Aspetta, ci vuole un piccolo dettaglio che adesso sistemo subito, guarda, Oh, brava, brava, giusto, giusto. L'albero da savana. Sì, sì, questo ci stava molto bene. Ok, al fianco degli elefanti io farei un'altra gabbia. Però una un po' più piccola questa volta, ok? Va bene. Circa di queste dimensioni qui. Quindi lì siamo così. Dovrebbe... No, uno più qua. Dovrebbe essere così. Questa gabbia qui apparterrà a un animale molto più carino e coccoloso. Tipo? Tipo... Non lo so. Non l'ho ancora deciso. Però un animale più coccoloso. Quindi non serve per lui che ci siano le sbarre elettriche. Basta una rete, ok? Va bene. Quindi aiutami ma a posizionarla. Non ci vuole un punto di osservazione. Cioè, nel senso, i visitatori potrebbero volersi sedere per guardare gli animali. Sì, certo, ma dopo metteremo... Anzi, se vuoi iniziare già a farlo, guarda. Sulla strada, ai lati della strada, appoggiati alle gabbie, potresti iniziare a mettere delle bellissime panchine. Vabbè, poi anche le lampioni. Gabbie no, perché se sono elettrificate poi la gente prende la scossa. Ma tu non ti preoccupare di queste cose. Sarà poi all'attenzione delle persone non prendere la scossa. Non! Va bene. Oh, intanto, miei cari craft scritti, dove siete? Credo di vedervi in lontananza da quelle parti. Dov'è il mio telefono? Se l'è rubato un elefante? No, sta qui dietro la panchina. Lo vedo. Beh, insomma, miei cari craft scritti, continuate a suggerirci. Abbiamo una gabbia per animale piccolo. Quale animale piccolo? Ma l'attacchiamo proprio alla... Sei sicuro che sia buono per gli animali piccoli prendere la scossa? No. Però quindi non magari andranno... Quindi sarebbe meglio separare un pochino. No. Dici? Povere allora, creature. Ok, hai ragione. Tiriamo su così di uno di distanza. Sarà un po' piccolina, però tipo se un animale così piccolo, esatto, dovrebbe andare bene. Ok, allora tu mi raccomando, sai che ci sarebbe anche un modo più veloce di fare queste cose? Aspetta, ah, sì? Fammi fare. Sì, secondo me sì. Aspetta, penso di avere un'idea. No, non è vero. Non ce l'hai? Sì, c'ho un'idea. Senti, ho fatto. Aspetta, allora, bisogna fare così. Là. Channel switched. Vabbè. Channel switched. Credo di aver fatto un sacco di stuzzata. Sì. Però si fa prima comunque, perché da ora tu fai così, no? Guarda. Ma scusa, che razza di animale ci deve stare dentro se ha bisogno di una gabbia alta 4? Perché hai ragione. Beh, un animale che si arrampica, ok? Non l'ho ancora deciso, lo decidono i craft scritti. Ma potrebbe benissimo essere un animale che si arrampica, no? Dicono per esempio la volpe. L'elefante è morto? Come l'elefante è morto? Oh, porca miseria. Me l'hanno scritto i craft. Cos'è successo? Mi sa che è annegato nell'albero. No, io credo piuttosto che abbia preso la scossa. Stiamo a vedere. Mettine un altro. Fa finta di niente, Anna. Fa finta di niente. Va bene. Mettine un altro. Fai finta che non sia successo niente. Dicono sì. Iguana, koala. C'è il koala? Sì, certo. Controllo. Vai a vedere. Certo. Sì, che c'è. Ok, allora prendo il koala. Questa sarà la gabbia dei koala. Tu metti un altro elefante. Signor Ender, non è successo niente, Non si preoccupi. Guarda qua. Che belli elefantini. Eccolo qua. Felici. Koala. Vediamo un po'. Questo secondo me ci sta benissimo, Anna.
Guarda. Sì. Ne metto tre. No, guarda no, che belli. No. Oddio. Ma... Brutto zozzo! Che fa? Sì. Ferma tutto! Se ne è fregato altamente della recinzione. Ehi! Ma che ti pensi di essere? All'estate? Torna lo stanno facendo tutti. Ehi! È morto. Allora, senti. Ok, siamo dei disastri. Siamo dei disastri. Anna! Che c'è? Hai ammazzato un co... Non è vero, non è successo niente. Li ho rimessi nelle loro gabbie. Ok, so come risolvere, ok? So come risolvere. Allora, per impedire che escono, basta apporre una piccola modifica, vedi? Così non dovrebbero arrampicarsi. Prova. Va bene, proviamo subito. Mamma mia, però sei una stragista. Hai ammazzato quel povero koala, Ma non è vero. Li ho rimessi in gabbia. Guardali qua, eccoli di nuovo, vedi? Sono arrivati... Però sbrigati a mettere il contorno, perché altrimenti escono di nuovo e muoiono. Ah, ok. Comunque, guarda, sono abbastanza sicuro che l'altro elefante sia morto contro la recinzione elettrica. Te l'ho detto anch'io. Ho capito, ma si deve abituare. Ecco, guarda come non riesce. Guarda come fa lo zozzo, vuole uscire ma non può. Allora, ci vogliono degli alberi per i koala. Sì. Guarda come cerca di scappare, c'è proprio uno schifo. Guarda, ma sembra scappato, ma non lo è in realtà, perché... Si arrampica strano però, Ecco qua. Va bene. Bello. Magari così si arrampicano lì. Sai, appunto. Penso che forse non vuole neanche scappare. Secondo me loro vogliono soltanto... Sì, vedi. Cercano un punto per arrampicarsi. Fortunatamente non possono più uscire. Sarebbe stato brutto. Ok, allora, mi serve un'altra cosa da parte tua, Dimmi. Bisogna assolutamente mettere i cartelli con i nomi delle specie, ok? Certo. Ok, questo spegniamo la sta recinzione elettrica magari. Tanto, cioè, gli elefanti neanche scappano, Anna. È stata una cosa un po' brutta da fare. Sì, decisamente brutta. Però sembra che abbiano imparato, perché non ci vogliono andare più. Ora, speriamo. Da questa parte, che ne dici di mettere il mio animale preferito? Ragazzi, che dite? Dicono di mettere... i pappagalli. Ma i pappagalli sarà un pasticcio. Credo che il signor Ender non ci abbia dato animali volanti. Ah, meglio. Perché quelli sarebbe stato terribilmente difficile riuscire a metterli in gabbia, no? Credo che per quelli abbiano un altro progetto. Speriamo che non sia che dobbiamo farlo noi, perché altrimenti è un pasticcio. Allora, guarda che ho messo. Guarda qua. Ho fatto un'altra gabbia. Questa pure è per un animale piccolo e delicato, ok? Va bene. Quale potrebbe essere, miei cari craft scritti? Suggeriteci un po'. Un animale docile. Il panda rosso. Il panda rosso. Tu non sei una mia craft scritta, però. E io do retta solo a loro, lo sai? Stai mettendo i cartelli? Sì. Ok. Allora ti lascio mettere i cartelli. Intanto io continuo qua. Mi raccomando, ricordati di parlare forte, perché non vorrei che non ti si sente. Guarda che il mio cellulare è lontano, Qui dobbiamo fare. Ma secondo me i koala hanno bisogno di qualcos'altro, ma non so cosa. Non lo so, sono un esperto. Allora io ti faccio una pozza d'acqua, perché agli animali piace l'acqua. Ma secondo me è qualche fiore più che altro, sai. Secondo me ai koala piace nascondersi in mezzo all'erba. Sono quel tipo di animale, quindi secondo me, vedi, gli devi mettere un bel po' di erba, proprio alta, tipo così, guarda. Vedi? Ah, sì. Non dappertutto, però tipo qua, questa è la loro zona erbosa, capito? E io ho visto che il signor Ender ci ha messo a disposizione anche un sacco di piante tipiche. Nah, le piante non mi piacciono, non lo so, se vuoi mettere qualcosa. Ma credo che la maggior parte siano marine. Sì, per l'acquaio. Esatto. Allora, il panda rosso riceve molti voti tra i miei craft scritti, ti dico. Quindi sarai contenta, lo vado a prendere. Che faccia? Si vede. È rosso? È dolce ed è bellissimo. Sarà questo? Fa vedere. Sì, panda rosso, eccolo lì, è proprio lui. Quindi, lo mettiamo qui, fa vedere. Ma non è un panda. Carino. Ma è un procione questo qua, Anna, è un procione. Si chiama panda rosso. Aspetta, penso che sia evasivo. No, non è vero. Evasivo. Sai che penso che voglia mangiarsi gli... Scusa un attimo, devo provare una cosa. No, ti prego, non... Secondo me si mangia i polli. Vediamo un po'. No. Vabbè, questo sarà il loro pollo da compagnia. Siete contenti, pandi rossi? No, un pollo da compagnia. Ma secondo te cosa mangiano questi qua? Il panda rosso mangia... Frutta? No. Provo a dargli una mela. Sono molto carini comunque, devo dire. Proviamo bellissimi. Un po'. Vuoi la mela?
Senti, io no, la pianta gliela metto perché è mettigli molto la pianta. Comunque non è che le gradiscono molto le mie mele, eh. Bah, vabbè. In ogni caso, qua, i coali invece continuano a cercare di scappare. Io gli sparo col tranquillante, no, se continuano così. Panda rosso. Ecco fatto. Ho messo anche il loro cartello, ci siamo. Ta-da! Ok, va bene, perfetto, perfetto. Mi piace, mi piace, mi piace. Cosa passiamo a mettere? L'acquario sotto... Questa è un'ideona! L'acquario... L'acquario sottoterra. Non è brutto. Ci avevo pensato anche vero? Io. È bello. Sì. È una bella idea. È una bella idea. Provo a farlo, Allora, aspetta però, hai sbagliato una cosa. Che ho fatto? Le panchine vanno messe sulla strada. Così. Ma poi perché... la gente come passa? La strada è larga 3, Si passa benissimo. Ma ora, se di qua c'è un'altra gabbia, silenzio, poi c'è, insomma, che fa? Anna! Scusa. Allora, di qua e di qua. Facciamo... Quanti acquari facciamo? Solo uno o più di uno? Allora, di ti dico i pesci che ci sono, così almeno ti regoli. Allora, ok. Abbiamo... Allora, il pesce palla, il pesce blu e il pesce nemo, che sono piccoli. E abbiamo la tartaruga marina, che in teoria può stare con loro. Ok, il allora guarda. Che poi abbiamo i delfini, i trichechi e l'orca. L'orca. L'orca assassina. Ok, quella non può stare sicuramente. Allora, vieni con me, ti spiego come deve essere strutturato questo acquaio, ok? Allora, se vedi di qua... sto creando, grazie ai magici comandi del signor Ender, ok? Sì. Sto creando tutta una zona acquaia, ok? Ok, ora ho bisogno anche di un fondo perché certamente, aspetta che mi immergo. Sai che anche da qua sott'acqua, a parte che riesco a parlare, ma questi sono i miei poteri magici, no? Sì. Ma sì, a parte quello, sento gli elefanti. Cioè, un elefante sta morendo. Di nuovo. Senti, dobbiamo cambiare recinzione. Ok, cambieremo la loro recinzione. Intanto l'acquario al fondo, Però aspetta, aspetta. Non allora, mi sembra molto funzionale. Perché non hai ancora capito. Dunque, prima di tutto, io mi occupo della sabbia. Tu? No, vuoi fare quello? E non è meglio. No, a me, per me è bello il vetro normale. Ok. Sì. Però sotto ci vuole un piano di sabbia in modo che i pesci... Ci penso io. Perfetto, vai. Però c'è un problema che stavo cercando di comunicare. Però fai troppi problemi e poco lavoro, Anna. Così il signor Ender non ci passeggia, scivola e pluff. E viene mangiato dall'orca assassina. Mettiamoci... Oh, bellissima come cosa. Ma non è bella. Ma come non è bella? Come si chiamava il trampolino? Trampolino. No, trampolino. Non c'è trampolino. Non c'è nel catalogo del signor Ender, Anna. Come è si chiama? Perché non l'ha messo a disposizione. No, ti prego, non puoi fare che fai nuotare i pesci con le persone. Perché ma i pesci perché? Sono delicati. Guarda che esistono gli acquari dove puoi toccare i pesci. Come si chiamano? Torture per i pesci. A parte questo, però, secondo allora, me, no? Il trampolino, se ti interessa, ce l'ho io. Ma senti, Anna, fai questa sabbia, per favore. Non lo voglio... Ok. Va bene. Ok. Questa è un'idea di Anna, No, non lo voglio io. Tu lo cercavi. No, io non ne sapevo niente. Ops, ho fatto un danno. No, ti prego. No. Vabbè, decidono i craft iscritti. Ragazzi, ci vuole un trampolino al bordo della vasca dei pesci cattivi? Buoni. Pesci buoni. Qua dentro ci sarebbero i delfini, in teoria. Ah sì? Beh, i delfini non mozzicano nessuno. E anche però, perché comunque pesci piccolini non penso che abbiano bisogno di un acquario così grande. Vero. Ok, allora fammi pensare. Qui dobbiamo fare un pochino così perché secondo me ci sta molto bene. Tu finisci là sotto, mi raccomando, voglio un bel po' di piante, flora abissale, ok? Tranquillo. Bravissima. Poi qua ci facciamo tutta una cosa del genere. Secondo me i miei craft iscritti votano moltissimi di loro a favore del tramopolino. Quindi io ti dico che probabilmente rimane. Okay? Ok? Poi vado a vedere quali pesci possiamo mettere qua. Ovviamente non ci saranno tutti e non ci saranno i più cattivi. Ciao craft iscritti. Ora rettili, animali acquatici. Dunque abbiamo a disposizione questo pesce qua, questo pesce qua e questo pesce qua. Ok? Non ho idea di che pesci siano. Sono un pesce blu, un pufferfish, cioè il pesce palla, esatto, e un clownfish, cioè il pesce pagliaccio Nemo, esatto. Ok? Sì, ma sti elefanti, Anna. Senti. Basta. Oh. Che fai?
Nessuno, non è successo niente, nessuno che faceva rumore è morto. Ok? Ok. Oh, che bellino! Guarda, guarda! Dov'è? Oh mio Dio, è lì, è lì! Lo vedi? È il lì! Piccolino! È molto bello, ok, ne metto un po', di questi ce ne vuole un po'. Piano, ecco, piccoli. Ho deciso l'animale che avremo a casa. No, 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 no. Aspetta, questi sono all'acquario, non possiamo mica rubarli. Uno è scappato. Come è scappato? È scappato. Buona fortuna! Vuole tornare dentro? No! Dove è andato? No, non vuole tornare dentro. Si gode la libertà, beato lui. Vabbè. Poi scusa, mettiamo. Ma è scappato? Pesce palla. Ma secondo te il pesce palla, se lo tocchiamo, si gode. Ma ha dato il veleno! Aia! Anna! Ti sta facendo male? Di brutto, mi ha avvelenato, vedo tutto strano. Aiuto, aiuto! Mi dispiace. È passata. Certo che è terribile il pufferfish, però, Vabbè, ovvio. Ne metto degli altri. Mi sa che non conviene alla gente fare il bagno qui, No. No. Tenta! Il pufferfish! Rimbalzano. Attenta, ci sono dei pufferfish, Li vedi? Guardali che belli! Stai attenta che ti mozzicano. Ne metto solo un altro e basta. E poi mettiamo dei pesci blu. Oh, che belli i pesci blu. Aspetta, attenzione. Belli? Oddio, carini. Sono avvelenatissima. Ma aspetta. Se ne metti uno fuori dall'acqua rimbalza per entrare, guarda. Ma poverino. Mi puoi dare un... Ah, aspetta. Vai in acqua. No. Aiuto. I panda. Vabbè, okay, il pesce, ma che sta succedendo? Va tutto bene, li ho messi tutti. Adesso però mi serve assolutamente del latte, Anna, perché quel maledetto pufferfish mi ha avvelenato tantissimo. Credo mi sia passata, però bevo lo stesso. Oh. Lo bevo pure io. A posto, guarito, guarito. Ok, questo acquario non è affatto male, secondo me, Sto sistemando ancora un pochino le piante, perché non mi sembra abbastanza. Effettivamente no. Ci stanno mica dei coralli alti? No, purtroppo sono tutti bassi. Ok, va bene. Non è una buona idea mettere i pesci palla con il trampolino, scrive un craft scritto. Ha ragione. Sì, hai decisamente ragione, ma sarà un problema di chi si tufferà. Io di certo non lo farò mai. Eppala! Ok, vabbè. Stiamo procedendo per il verso giusto. C'è un maiale che vuole fare il bagno. Non ti preoccupare, maiale, appena facciamo l'altro acquario, vedrai. L'hai fatto. Ok, allora, l'altro acquario sarà quello, invece, sopraelevato, secondo me, dei pesci più grandi, ok? Ok. Però secondo me è stata una stupidaggine. Perché? Questi pesci piccoli sono più belli da vedere se sono sopraelevati, mm-hmm. no? Mentre invece quelli grandi... Non hai tutti i torti, sai? Non hai tutti i torti. Però ormai ho fatto già un bellissimo acquario. Un po' buggato, devo dire la verità, Però... Okay. No? Aspetta. Vabbè, ci penso io. No, no, ci posso fare io, posso fare io, posso fare io. Così. E poi là. È sempre buggato, aspetta. Porca miseria, ma che cosa sta succedendo? Un mistero negli strumenti del signor Ender. Allora, facciamo così. E così ancora, e poi. Ah, così è giusto. Qua anche un po' troppo. Così. E poi là. Perfetto, ora è giusto. Ti piace? Okay. Ti va bene? Sai che però, così all'aperto, secondo me è più bello quell'altro vetro, quello specifico. Dici? Che dovrebbe essere questo qua. Sì, è il vetro da esibizione. Okay, prova a farlo, Credo che sia quello apposta per i delfini. Channel switched. Ok. Channel switched. Anna, c'è qualche problema? Sì, me ne... Channel switched. Ancora è successo? Porca Channel miseria. Switched. Anna? Wow. Ok, ti piace? Secondo me è molto carino così, Sì. No? Ok, perfetto. Sto sistemando un po' all'interno qui della vasca. Ci metto un po' di sabbia, sì. Credo che ci stia bene. Beh, certo. Però l'unica cosa è che il bordo rimane in erba così. E dovrebbe invece essere in mattone sotto il vetro, capito? Ok. Riesci a farlo tu? Penso di sì. Ok, allora mi raccomando, mi affido a te. Io intanto passo. Genere di mattone? Va, vedi tu, anche quello rosso, per dare giusto un pelo di colore, ci starebbe bene, secondo me, no? Va bene. Ok, allora, intanto io passo così e facciamo... là e acqua. Perfetto, guarda che acquario. Già pieno è un'altra cosa, secondo me. Non ti sembra? Molto bello. No, sono d'accordo. Molto bello. Ora, qui dentro ci andrebbero gli animali, quelli... cioè, i pesci. E se ci mettiamo la Prismarine? È una buona idea, è un'ottima idea. Anche nell'altro acquario. Ma non la... Ah sì, ma anche... Allora, anche le Sea Lantern.
Le lanterne del mare ci stanno molto bene per illuminare i fondali, vedi? Perché comunque rimarrebbero un po' bui. Vedi, che te ne pare? Aspetta, vengo subito a dare un'occhiata. Bello, 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 bello. Non male. Fa vedere fuori? Sì, 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 va bene, va bene, va bene. Continua va bene. Così. Tanto okay. Io vado a mettere un po' di lanterne, anche se questo è abbastanza illuminato, però un paio di lanternine le mettiamo anche qui. Perfetto. Ok, ora... Ok, 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 sono abbastanza soddisfatto, ti dico la verità. Dunque, qua dentro dobbiamo scegliere quale animale mettere, però. Giusto. E abbiamo a disposizione diversi animali. Abbiamo a disposizione, giusto, Anna, l'orca, abbiamo assassina. L'orca, sì. Per il tricheco bellini, questi credo coralli. Che sia necessario un ambiente un po' diverso, però. Sì, il tricheco ha bisogno del ghiaccio, Anna. Sì. No, no, qua ci mettiamo i pesci pericolosi, ok? Abbiamo quindi solo l'orca. Abbiamo solo l'orca, non c'è lo squalo? No. Va bene, mettiamo l'orca animali acquatici dovrebbe essere questa qui. E gli altri che cosa sono? Che cos'è questo? Il delfino. Beh, teoricamente il delfino e l'orca a volte convivono, ti dico. Eh sì, dai, quando l'orca non ce li manda. Vediamo quanto è grossa sta orca. La pepina! È grossa? Tanto. Guardati in alto. Aspetta un attimo. Ma vuole fare flipper e lanciarsi fuori? Credo che tu non dovessi riempire la vasca fino all'orlo. No, ma guarda, per ora sembra tranquilla, nuota tranquilla. Cerca nuota di saltare. Fuori che dentro. Il delfino salta. Ok, ok, calmi tutti, fermi tutti. Senti, io alzo di un paio di blocchi. Se, di uno basta, di uno. Non ti preoccupare. Però non so se il delfino insieme all'orca ci muore, capito? La mia paura è un po' questa. Proviamo. Sembrerebbe di no. No, aspetta. No. No. Convivono. Va bene. Bene. Ok, allora mettiamo due delfini e un'orca, ok, ragazzi? Va bene. Perfetto. Bene? Secondo me non è affatto male, Non è affatto male. Ok. Ora. Ragazzi, abbiamo bisogno di fare un'altra gabbia adesso, Passiamo alle gabbie per un attimo. Abbiamo messo i delfini e l'orca. Devo dire, è ancora un pochettino vuota questa, Però se tu, Anna, ci metti... Penso io. Qualche altro corallo, che ne so, vedi, ce ne sono tanti. Certo, non si può riempire troppo, perché poi diventa strana, Non mettere però... anemoni, mi raccomando. No, perché pungono? Sì. Ah, ok, ok. Infatti volevo mettere proprio quello. Però no, non lo metto. Ok, credo che l'orca stia cercando di mangiarti. A me? Sì. E sono tentato di mettere di nuovo un maiale per testare la sua aggressività. E secondo me va fatto, perché bisogna sempre essere, no, consapevoli di che animali si hanno. Vediamo un po'. Beh, certo. C'è un maiale. Bah, ti dirò. Sembra che l'orca è più pacifica del previsto, Non lo vuole mangiare. Magari le piace solo nuotare e basta. Può essere, lasciamogli il maiale. Secondo me le sì, fa però piacere. Però quando si butta qui sopra, cioè fa dei brutti simboli. Sì, sì, perché schianta il vetro. No, non è che schianta il vetro, è che ti vuole mangiare a te. Ah, è proprio ufficiale. Quindi appena finisci di fare quei giri là, secondo me la orca si calma. Ok, ho finito. Ok, perfetto. Ora. Ti dico la verità, questo posso vetro è un po'... Posso alzare il bordo anche di questo? No, va bene così. Adesso passiamo. Dunque, abbiamo fatto il pandaro. Ah, i cartelli, Anna. Manca il cartello sì, qua. Sì, sì. Ci sono pesci pagliaccio. A fianco al trampolino, tipo. Oppure, okay. No, qui, guarda, qui. Mettilo qui, così. Ok. Vai. Anche su uno solo, qui. Ok, invece poi lo metterai anche nella zona dell'orca. Quindi qui. Guarda, ti metto già il punto, Così. Qui metterai il cartello. E poi dobbiamo fare un'altra gabbia. La gabbia dell'anaconda. È vero! No. Il terrario dell'anaconda. No, dobbiamo farlo. Che l'anaconda non ha bisogno di un terrario. Dobbiamo fare. Vabbè, quello che è. Vive in acqua. Davvero? No, è tipo. In acqua. Ambiente. Deve essere un ambiente paludoso, secondo me, per l'anaconda. No, ragazzi. Craft scritti, vero? Paludoso? Secondo me è paludoso, visto che ci hanno fatto delle altre donazioni, Christian, grazie. E ha detto di mettere i lampioni fighi quando abbiamo finito. Giusto. Sì, li metteremo assolutamente, però aspetta, non ora, prima. Va bene. Prima, gabbia dell'anaconda, e so già dove farla. Allora, da qui,
Secondo me non deve essere troppo grande, la gabbia dell'anaconda, no? Tipo, è una roba tipo così, magari? Perché viene ignorato il fatto che a me non piace questa cosa? Dici di più riguardo ciò, Anna, dici di più. Dovrebbe essere. Non so bene quale potrebbe essere, perché conosco... Ho paura di sbagliare, perché capito, quando fai queste cose, cataloghi del signor Ender, secondo me puoi sbagliare. E io posso provare a fare con la rete elettrificata, perché vorrei accorciarmi i tempi, però non vorrei poi sbagliare. Facciamo con questa, senti, va bene così. Ok, era quella giusta. Ok, ok, perfetto. Poi dobbiamo fare, come l'altra volta, prendere i pilastri. Come altezza, secondo me va bene così, no? Non Anna. Penso che si arrampica. Beh, non lo so. Secondo me è piccola comunque. Dici che è piccola? Sì. Secondo me no. Comunque, dunque, dovremmo avere qualcosa di palude? No, però abbiamo l'acqua e le lily pad. Secondo me le lily pad gli fanno molto piacere. Brava, tu metti l'acqua, Sì. Li chiudi. Brava, così, acqua. È che ho paura che tu me lo fai uscire dalla gabbia mentre io sono qui. Metti l'acqua. Sì, va bene così, non deve essere tutto acqua, Metti st'acqua. Okay. Me la devo mettere da solo? No, la sto mettendo. Quando ti chiedo una cosa, Anna, però subito. Ok. Perfetto, così dovrebbe andare bene. Vuole un albero della giungla? No, niente alberi della giungla per lei. Invece, secondo me, quello che le piacerebbe tanto sono: uno, delle vines. Che però non so attaccare solo sugli alberi della giungla. No, puoi attaccarle su qualsiasi cosa. Tranne che sulla rete, però. Ma non voglio. Vabbè, un albero. Metti un albero. Lo metterò qui. Sì. Ok, fallo crescere. Un attimo. Non trovo la... Ok. Ok. E qua mettiamo un po' così. Che secondo me gli favorisce molto l'arrampicata. No. Ecco fatto. Non si arrampica. Ti sto prendendo in giro. Ok. E fin qua ci siamo. Ora, non lo so, mi sembra un po' spoglio. Gli mettiamo qualche... Cioè, secondo me anche a lui o lei piace avere un clima umido. Quindi, secondo me, più che l'erba, ci dovrebbe essere il podzol. Sì, sono d'accordo. Ok, almeno un po'. Non tutto podzol, perché sennò poi fa schifo. Però almeno una zona di podzol, vedi? Secondo me gli ci va, ok? Va benissimo. Così, qua ho fatto un buco accidentale. Chiudiamolo, non si sa mai. E magari anche qualche blocchettino qui di podzol va bene così, no? Secondo me è piccola, vedi come te lo dico. Cioè l'anaconda è uno dei serpenti più lunghi del mondo, quindi... Ma no, secondo me va benissimo per lei, va benissimo per lei. Proviamo a tenercelo per ultimo. Non è... I miei craft scritti lo domandano, dobbiamo vedere sta anaconda. Allora, craft rettili. Craft scritti sembra che marciano sempre contro di me. Ecco, no, questa è la salamandra gigante giapponese. Pure quella la voglio io. Deve essere bella, Questa è il Garial. Ma che cappero è un Garial? Te l'ho spiegato, è un alligatore. Ok, anaconda. Un coccodrillo del Nilo. Ah, ok. Qua purtroppo si è creato un po'... Quest'albero è andato un po' addosso alla rete. La cosa è pericolosa. Però così aspetta, va bene. Aspetta. No, ho sistemato io. Don't worry. Perfetto, proviamo. Ma glielo facciamo così. Sottile che crea più spazio. Guarda, bellino. Ti piace? Buh. È bello. È tanto triste. A sto punto era meglio che non c'era. No. A me piace un sacco. Perfetto. Dai, è orribile. Ti Anna! Prego. Anna. Ma va bene. Ok, ora mettiamo le anaconda. Anna! Vado. È la miseria. Levalo, grossissimo! Levalo. Oh mio Dio! Io te l'ho detto, guarda che grossa! Vabbè, allora ci sta bene, non è così grossa. Però fa un verso brutto, fa... No, ma secondo voi... è troppo grossa, non si gira. Ok, dobbiamo espandere. La espanderemo in qua. Quindi, come facciamo? Ti spiego. Con calma, Ho un'idea. No! Silenzio! Allora, guarda, con calma, Così. Adesso tu fai la rete fino a questo nuovo confine. Io? Veloce. Non la libero. La libero dopo. Fai la rete. No, veramente non ce la faccio. Non sto scherzando. Non lo ce so. La faccio. Assomiglia troppo. Fai la rete. No, non ce la faccio. Che paura. Anna, calma. Mi sta venendo da piangere. Ti ok, prego. un attimo. Allora. Se io t'ho detto. Va bene, finisco io. Ok, Anna!
Ok, tu vai da un'altra parte, qua finisco io, ok? Ok. Bene. Dove sei? Sono insieme all'orca. Ah, bene. Mi sento più sicura. Ok, non ti preoccupare, ho quasi finito. Certo, potevi finire almeno il lato che stavi iniziando, però, Porca miseria. Ho provato, poi mi ha soffiato addosso. Ok, dovremmo esserci un secondo, Così. Il signor Ender dovrà pagare molto per questo. Ma almeno un bel po'. Okay. E anche tu. No, io non c'entro niente. Piano. Ok, dovremmo esserci, Manteniamo la calma, basta non toccare il serpente. Perché se lo picchiamo poi si arrabbia. Calmi. Così. Con cautela. Ok. Perfetto, fatto. Fatto. Ora io gli metto un maiale. Ma non si muove. Cioè non... Dice, ma dritto, che cosa? Ma guarda che è normale, perché i serpenti sono molto... Forse secondo me l'acqua gli ha creato problemi. Dici? È come se fosse incastrato in uno degli lilipad. Ah. Allora gli tolgo un po' d'acqua, ok? Gli tolgo le lilipad. Ma guarda, no. Ti dico, probabilmente vuole stare così. Sembra che voglia stare proprio così. Gli metto un altro po' di podzol, che secondo me gli garba molto, perché è umido. Sta soffiando. Ecco, si muove ora, si muove. Bene, bene, bene. Mi fa piacere che abbia trovato di suo gradimento il luogo. Una piccola osservazione. I serpenti di solito non sguisciano a destra. Questo va dritto. Sì, vabbè. Allora, gli metto un maiale, vediamo che fa. Niente. Niente. Maiale. C'è un maiale, lo guarda. Mi sa che guarda te. Dici? Ma secondo te se... Il maiale è scappato. Secondo te se io provo a mettermi in survival, che cosa succede? Cose brutte. Sembra che non mi vuole male. Ah! Mi vuole male! Ok, fuga. Eppure velenoso, ma non è vero che è velenoso però. No, la non fonda, è velenoso. E infatti mi sa che è qua è il signor Ender... Costrittore. Il signor Ender è ignorante. Giù! No! Anna! No, ti prego! Lo spingo dentro! Dentro! Ok, è andato. Tutto bene. Mamma mia, la crisi è stata sovvertita, non ti preoccupare, va tutto bene. Sì, ma so fatto che quando sguiscia gli esce tutto di fuori, non lo sopporto. Ok, ora va tutto bene. Uff, che ansia. Va bene. Ora... Abbiamo fatto anche il boa, giusto? Non porterò mai Bubolo qui, sai? Cioè, vorrei vedere! Vorrei vedere! Strano che non si sia mangiato il maiale, comunque, Evidentemente non è di suo gradimento. O non ha fame. Non ha fame, magari. Va bene, allora senti, Anna, inizia a mettere qualche lampione per la strada, ok? Come ci ha detto prima l'iscritto. Sono quasi sicuro che dalla parte del serpente di lampioni ce ne saranno ben pochi. Non ce ne sarà nessuno. Anna, devi metterli! Mi hai fatto paura! Che è successo? E che ne so, io ho urlato il mio nome e pensavo che fossi scappato. Non è scappato, va tutto bene, ok? Mantieni la calma. Cioè, io ora... ho le lacrime, veramente. Adesso dobbiamo fare la gabbia per gli altri animali acquatici che sono rimasti esclusi, ok? Cioè solo il trichego. No, non era. C'è solo il trichego. Sei sicura? Sì. Sicura? Certo. Vabbè, semmai... Io sto pensando, perché noi abbiamo a disposizione anche l'orso polare. Infatti li mettiamo insieme, aspetta, esatto. Allora. Esatto. Ah, prima di tutto qua facciamo... Secondo me ci vuole una bella rete, così, mi sembra giusto. Ma questa, secondo me, non serve alta, no? Ma per chi? Per il tricheco. Ma non dobbiamo metterlo insieme all'orso polare? E secondo me ci vuole questo invece, il vetro, perché mantiene il freddo, capito? Ma no, smettila, no. Ok, allora. Perché? Hai detto sciamizza. La panchina qua mi urta purtroppo, l'ho dovuta togliere. Ah, e quindi nessuno potrà ammirare i bellissimi prosciutti. Beh, li ammirano in piedi. Ah. Va bene? Va bene. Va così? Ok. Ora però, serve che sia più alto, almeno di... Cioè, di due va bene, perché secondo me, figurati, cioè sia il tricheco che l'orso polare sono grassi... L'orso polare però, cioè, mena. Sta retina del cavolo te la butta giù. No, tranquilla, non buttano giù niente. La recinzione elettrificata, secondo me, li ammazza e basta. Però qua va fatto di due, quindi dove sei tu? Stai mettendo i lampioni? Sì, li ho già messi. Allora vieni qua. Come hai ben intuito, quello schifo strisciante rimarrà al buio. Ma non puoi tenerlo al buio, devi illuminarlo. Certo che posso. Anna!
No, ho troppo paura. Ma devi illuminare anche il serpente. A loro piace stare al buio. Ma non è vero. Cioè, è vero, però. Ma la gente li deve guardare. Li guarderà al buio. Ah! Va bene, semmai dopo gli metto un lampione io. Povera bestia lunga e strisciante. Vieni qua. Che ti voleva mangiare. Quindi, qui abbiamo detto ci deve stare. Manca un giro di rete, lo metti tu? Va bene. Allora, specialmente di qua dietro, però. Mi raccomando. Tranquillo. Qui, perché sennò cascano giù, quelli là scappano. Qua lo metto anch'io, va? Perché sennò veramente escono istantaneamente. Così. È un po' complicata da piazzare questa rete. Un pochino. Va bene. Ok, ora. Da questa parte abbiamo bisogno di un fantastico, secondo me, ghiacciaio, giusto? Sono tutti animali sì. A cui piace il freddo, giusto? Esattamente. Ok. E poi comunque facciamo. Da questo lato è più alto. Davvero? Sì, qua è di 3, qua è di 2. Vediamo un po'. Che te ne pare? Wow, però like. Magari un bordino, non lo so, va bene. Un così? Bordino di. Di pietra, tipo? Sì, tipo, giusto il contorno. Ok, ci penso io. Che gli bello, facciamo... si vede anche l'acqua sotto, guarda. Sì, molto like, molto mi bello. Mi piace, okay. Ma secondo così. Te ci si mette anche la neve? Non lo so. Secondo te? Ci potrebbe stare, ma non so se magari poi si scioglie. Nah, lasciamo solo il ghiaccio, dai. Ok. Tanto hanno anche un po' un'area relax così. Ci vuole l'acqua, Sì, un po' d'acqua. Sì. Quindi sto pensando che magari io mi immergo qua sotto, rompo il ghiaccio e faccio. No, guarda, vieni qua, guarda è bello. Metti l'acqua qui. La fai profonda uno, ok. Sì, secondo me a loro basta e avanza. Va bene. Metti il cartello e questa gabbia sarà la gabbia di Tricheco e chi era l'altro? Orso polare. È orso polare. Vediamo un po'. Dunque il Tricheco dovrebbe essere qua. E l'orso polare è animale grande. Esatto. Sarà questo qua, suppongo, è bianco. Ok. Va bene. Polar bear e Pacific walrus. Speriamo che sia davvero pacifico, però. Uno. In teoria sì. Che bello faccio coso. Cocorino. Uno è di un altro colore, va bene. Perché questo piccolino è femmina. Orso polare! No! Brutto! Ha ammazzato un walrus. Era terribile. Effettivamente ci poteva stare. Quindi. Ma mi piaceva quello di prima, questo è più spento. Vabbè. Quindi. Dobbiamo fare una gabbia a parte. No, ma neanche per idea. Allora, se vuole stare, se ne sta qui. Guarda un po'. Aiuto! Il delfino mi cavalca. Cioè, cavalco il delfino. Oh, Anna! Davvero? Aiuto! Che bello! Help! Pur io! Help! Basta, Flipper! Basta! Scappo. Vabbè. Mi è venuto a breve, mi ha tirato su lui, è stato molto intraprendente, va bene. Bellissimo. Quindi qua ci mettiamo questo bel iceberg. Per gli orsi polari, va bene? Guarda, nuotano giù, anche. E vanno a mangiare i delfini. No, penso vogliano mangiare il maiale. No, neanche. No, sì. Secondo me, invece, non era meglio mettere i trichechi a questo punto qui. I trichechi nuotano. E gli orsi secondo polari me va no. Bene così. Però c'è, purtroppo, Stassi Lantern. Che mi va a squagliare. Non aspetta. Fa nulla. No, va bene. Va bene, così. Facciamo okay. Così, dai. Sì, va bene. Allora qua chiudiamo. Ok, perfetto. Secondo me non è male, dai, ci sta, dai. Dobbiamo risparmiare un po' di spazio pur preservando le necessità degli animali. Io avrei invertito, sono sincera. Ma a me non dispiace. E poi scusa, è uno zoo, dobbiamo preservare solo la necessità degli animali. E del signor Ender. Perché soprattutto se il signor Ender si arrabbia. Brava, mettici anche lì. Così, ok. Così hanno due aree. Tanto sono tutti animali che vivono bene al freddo. Secondo me va bene. Tranne i delfini, ma va bene. Anche loro gli piace. Qua ci sono i... Ma sì, ma i walrus adesso non possono avere una gabbia solo per loro, Capito che sono delicati e vengono mangiucchiati, però. E per dunque, questo animali detto, acquatici. Metti i tricheki qua. E se mettessi questa... Hawksbill Sea Turtle insieme ai tricheki, secondo me. No!
No, che fai? La tartaruga marina andava insieme agli altri pesci. Ma gli piace stare qui, guarda com'è felice. No? Perché? Perché no? È felice! Cioè dai, almeno un minimo di logica. Ma è felice! Ma è bacata! È felice! Oh, è felice. Ragazzi, è felice. Secondo me è felice. Gli elefanti, è vero? Gli elefanti al momento sono... è spiaggiata, però vabbè. Gli elefanti sono ancora morti. Aspetta, quindi ho un'idea. Quindi devo scrivere trichechi e tartarughe marine. Sì. Allora, aspetta, dunque. Qua bisogna sistemare questo fatto qua. Qua abbiamo electric fence da rimpiazzare con la wired fence. Dunque, Zao, electric fence. Vabbè. Ok, wired fence. Oh, Anna, ma dove vai ogni volta? Chissà. Ora dove è giusto, vado. Finalmente gli elefanti possono avere la loro zona, giusto? Qua ci stiamo un attimo perché qua ci è rimasta un po' di elettrificata. Perfetto. Oh, non l'avevo visto. Ok, uno no, era e uno, perché due. È più in basso. Oh, guarda, uno dei due adesso è maschio, l'altra è femmina come prima. Che belli. Come facevi a saperlo che prima non lo era? Beh, ho guardato. Ah, che stupida. Che senso guardato? Scusa, oh. Ora dove non sai guardato? Neanche come funziona l'anatomia. Adesso sono abbiamo confusa, qui vabbè. Silenzio. Abbiamo il pangolino indiano e il Mercat. Ma il Mercat è un villager che no. Fa mercato, hai capito? Una battuta. Allora, non sapevo assolutamente cosa fosse. Sembra Timon. Aspetta, quale dei due, il Mercat o il pangolin? Il Mercat, il pangolino te l'ho già spiegato cos'è. Secondo te il serpente mangia un pangolin? Sì. Non sembra. Sembra anzi che convivano really bene. Guarda là. Sì, in realtà sì, sono oh! Come no. Il pangolino si appalla. Non è bellissimo? Beh, più o meno. Gliene metto un altro. Sì. Sì, ma non dovrebbe stare in acqua. Non lo so, c'è andato lui. Lo spingo fuori. Vai magari. Fuori. Vai pangolino, pangolina lì. Guarda come sono belli entrambi a palla. E il maiale, vabbè, non c'entra nulla. Vabbè, ha trovato habitat. Li possiamo lasciare insieme, dovrebbero essere più o meno dello stesso habitat. Ok, credo. Allora aggiungi il cartello qui. Col cavolo. Anna! Va bene, lo metto io. Oh, che pavole però, questa paura dei pangolini. Ah, magari fosse quello. Allora, quindi c'è pangolino e anaconda? Sì. Sembra che c'è un solo animale che si chiama pangolino anaconda. È molto temibile, il pangolino anaconda. Ok, il Mercat. Insieme, secondo me, può stare insieme al koala. No? No. In realtà credo che sia meglio con l'elefante. Ah, il Mercat? Sì. Se non lo schiacciano. Vabbè. No, vedi. Eccolo qua. Bah. Pare un gatto. Si mette in piedi! Si mette in piedi! Com'è che... Ah, che bellino! Ma... Hai visto? Cosa fa? Si scava il buco! No! Guarda, che spettacolo! Che carini! Ma che belli! Sono proprio belli! Sono proprio belli questi qua, mi piacciono! Adesso, mentre loro si scavano i buchi, quindi va aggiornato il cartello, quindi c'è... elefanti... e Mercat! Esatto! Perfetto. Vediamo cosa manca nelle casse. Fa vedere a me. Dunque, hai rotto una casa? Vuote. Ok. Mancano un botto di grandi animali e alcuni rettili. Vediamo quali sono i rettili. Allora, abbiamo che mancano questo qua, quest'altro e questi due molto simpatici. Trattasi, porca miseria. Trattasi di Fiji Banded Iguana. Un'iguana. Sì. Con chi la vedi bene l'iguana? Con la... In realtà l'iguana dovrebbe stare bene pure lei con l'anaconda. Però okay. Si potrebbe mettere anche insieme al... al panda rosso. Al panda rosso. Va bene, iguana e panda rosso. Ok, ma bellina! Ragazzi, hai visto che craft carina? Script, dove state? Guarda, vedete? Riuscite a ravvedere da qua? L'iguana, dove è finita? Hai eccola. Ne metto due. Questa è più verde, non è che i pandi rossi se la mangiano, no? No. Che bello, ok. Che carine. Quindi qua abbiamo panda rosso iguana. Nice, bene, molto bene.
Poi abbiamo il gargial, che mi hai detto essere un terribile il gargiale, coccodrillo. Sì. Esatto. E abbiamo anche la rana degli alberi. Ora, la rana degli alberi, secondo me, la possiamo mettere con i koala. Tanto i koala... No, però gli servirebbero gli alberi. Beh, hanno quindi il in teoria bambù. Dovrebbero stare anche loro qua dentro. Ma hanno il bambù. Guarda com'è bella. Oh! Questa è quella velenosissima. Cocorine. Mettiamone tre. Così fanno compagnia ai pandi rossi, che tanto quelli là stanno sempre sugli alberi e non si vedono mai. Ma ce lo possiamo mettere un alberello? Sì, mettigli un alberello. Koala, rana, come si chiamava? Rana degli alberi. Rana albera. Perfetto. Ok, ci avanza quindi questi due animali che secondo me hanno bisogno di una gabbia a sé stante. Ok. Trattasi, puoi mettere il vetro, ci dice un iscritto, il vetro qua sopra, così si può camminare sopra la piscina e vedere i pesci. Anche. Non è una brutta idea, sai, forse la ripreferisco alla mia idea invece, che era quella. Mettiamo quello espositivo, no, quello espositivo non mi piace qui. Mettiamo, ok, si può fare, si può fare. C'è il serpente che ogni tanto spunta con la coda, da queste parti. Ma diciamo che è una cosa su cui si può, secondo me, fare a patti, Quindi facciamo così. Devi fare tu i patti con qualcosa. Vi dirò, non è male, non è male, non è affatto male. Preferisco così a come l'avevo fatto io. Bello, mi piace. Per evitare, diciamo, che le persone si spauriscano troppo molto, farei una cosa qui. Dimmi. Farei un giro di fence che divide specialmente la zona pescionzio dalla zona anaconzio, ok? Così Anna non hai paura. Anaconzio è molto prepotenzio. Così spunta lo stesso, però almeno sai che c'è una fence tra te e lui, ok? Ora. Molto bene. Qua voglio... Cosa hai fatto? L'ho sentito. Vabbè, però non devi esagerare in questo modo, Oh. Ma non è ci serve una gabbia per questi due bestioni. Dove potremmo farla? Che bestioni? Secondo me qua comunque. Si tratta dell'alligatore. Ok. E di un'altra bestia, ma non mi ricordo che cos'è. Tipo una salamandra, ma più grossa. Ah, sì, la salamandra, okay. La salamandra gigante, sì. Molto bene. Ho paura che l'alligatore se la mangia, però. Ma va bene. Semmai ci penseremo quando succederà. Quindi. E poi comunque vorrei dire che, insomma, il coccodrillo va nel fiume. Cioè serve solo sabbia e acqua per lui. Ma anche l'iguana sta bene così, È una salamandra. È quello che è. Allora, ho fatto di uno troppo alto, però, Va tolto niente, uno di rete. Sono temibili. No, che non si arrampicano. Va tolto uno di rete, Anna. Ma come fa il coccodrillo? Non fa nulla. Non è vero. La canzone. Il coccodrillo come fa? Quindi fa così. No, in realtà lo fa. Cioè, tipo... Non è un mezzo ruggito. No. Senti, mettilo e sentiamo come fa. No, aspetta. Prima dobbiamo fare l'erba, la sabbia. Quindi facciamo così. Io sono pronta con l'acqua. Aspetta, là, perfetto. Ora, perfetto, si è creato già il fiume. Ferma, aspetta. Vuoi farlo tutto intorno? Sì, così tipo. Ok. Secondo me va bene. Qua bisogna togli, brava, così. Tenta lì, che c'è un buchio. Aspetta, così tappiamo il buchio. Perfetto, va bene. Ok, vai, acqueggia. Molto guarda qua bene. Che bello. Sì, ci sta. Ci vorrebbero anche alcuni elementi della flora desertica, tipo questi. Sì. Così. E direi, io lo metto intanto. Sarebbe se tu ti spaventi, palma, sono problemi tuoi, No, a me i coccodrilli non fanno nulla. Ma ti dirò, non è così cattivo, in fondo. No. C'ha il muso a punta. Visto, quando cammina carini. Fa un po' impressione, Sono carini. Ma vediamo che creazione lui ha al signor maiale di test. Secondo me se lo magna. Vuoi sapere una cosa? Non se lo magna? Ma dai, ma com'è possibile che tutti gli animali sono amici dei maiali? Ma non ho fame. Va bene. Ok. Vuoi sapere una cosa? Sì. Lo sai che questi creaturini qui sono in via di estinzione? No! Che peccato. Proviamo a mettere questo Giant Salamander. Ti piacerà. Orribile! Lascialo stare. Che schifo. Guarda che begli occhietti che ha. Questa è ancora più brutta. Sembra. Questa è ancora più bella. Vabbè,
belle, no? Va bene, non litigano, quindi sembra che abbiamo azzeccato un'altra combo. È assurdo che stiamo indovinando tutte... Combo strisciante. Tutte le cose giuste da mettere. Ok, quindi qua abbiamo alligatore o coccodrillo? Alligatore? Sì, si chiama garriale però, coccodrillo. Alligatore. Coccodrillo. Anna, il coccodrillo non ha il muso così. Questo è un alligatore. È di fiume? Sì. Credo sia un alligatore. E salamandra. Ok, perfetto. Guarda che belli. Qua mi devi mettere le panchine, eh? Brava, panchine e lampioni anche. Certo. E per favore mettimi un lampione almeno qui all'angolo. Se posso. Si sente il shh, però provaci. Sì. Sì. Ok, quindi abbiamo messo anche codeste due creaturine. Messo. Vabbè. Ora andiamo a controllare che cosa ci manca da tu mettere. Tu ne stai tralasciando uno importante. Allora, i rettili li abbiamo finiti, quindi perfetto. Giusto, sto tralasciando i leoni e le tigri. Porca miseria, ma di animali grossi ne abbiamo tanti, eh. Sì. Non so se riusciamo a farceli stare tutti, quindi io direi per ora. Il leone teoricamente potrebbe stare con gli elefanti, cioè teoricamente è giusto che ci stia. Non so cosa succede, al se vuoi io ci provo. Al massimo fai giraffe ed elefanti. Ci provo, sta andando? No. Aspetta. No, punta il maiale. Ah, uno che se lo mangia. Gliene metto un altro. Però l'elefante, ma guarda che i leoni. Ma qui ci sono anche i mini surigati. Punta sempre quel maiale, aspetta un attimo. Ok, ora punta il maiale, giusto. Vai, Leo! Beh, un po' sfigato come leone, devo dire. Però ci sta, eh. Se l'è magnato, se l'è. E ruggisce pure. Anna? Te l'avevo detto che c'erano i mini surigati. Senti, togli sto leone. Ma non posso togliere i mini surigati, tanto ormai. No. Va bene. Qua ci mettiamo le giraffe. Non vedo il leone, c'è l'elefante che lo protegge, aspetta. Ok, vai, metti i mini surigati. Ce li hai? Ok, le prendo subito. Ok. Ah, povero leone. Ok. Boh. È che non rimane troppo spazio, sai, eh. Va bene, ci troviamo mettiamo un po'. Mettiamo le giraffe qui. Dai, tranquilla. Oh, buona idea. Però prendo, aspetta. Le posso mettere io? Sì, ma non ora, aspetta. Allora, prima dobbiamo, vieni qua. Arrivo. Dobbiamo fare la gabbia dei leoni, perché ormai li ho fatti vedere e dobbiamo metterli. I miei craft scritti sono curiosi di vedere. Guarda, di qua. No, ho già fatto. Questo spazio per i leoni. Ho già fatto. Ah, ok. Guarda. Così, basta fare... Questa ci vuole alta, secondo me. Questa bella è alta, perché il leone è zozzo. Ma è un buco. Come un buco? Ma non è un buco. È un buco. Ma che? Beh, è vero, guarda, un buco. Che i leoni hanno bisogno di un sacco... Tu ti piacerebbe vivere in uno spazio così stretto? Hai ragione. Pensa come facciamo penseresti così. Tu. Ok, così? Perfetto. Togli questa cosa da mezzo. Togliela tu, io faccio i bordi. Hanno ragione. I leoni hanno bisogno di spazio. Il re della foresta deve ruggire ancora. Mi raccomando, poi la devi riempire di alberi della giungla, Sì, e anche di un sasso. Un sasso? Sì. Per la rupe dei re. Esatto. Bene, ok. Allora qua va bene così. Stare sul sasso a prendere il sole. Sì, noi ci intendiamo, ok? Allora. Qui è un po' tutto rotto, ma va bene così. Perfetto. Ok, dunque. Beh, qua, allora, io mi occupo degli alberi. Ma li sto facendo io. Ok, va bene. Allora, occupati tu degli alberi. Metto i leoni. Ma questa è una leonessa. Che carina. Altro che bellino. Te. Poi, ed ecco qua il nostro maschio alfa. Dominante, un po' sbiadito, però. Sta puntando la salamandra. Ma io te la lascerei mangiare. Senti un po', cioè... Trovati, non lo so, un hobby, fai qualcosa. Che dici se mettiamo le tigri insieme ai leoni? Succede male, secondo te? Non fanno per niente parte dello stesso habitat. È vero. Però sono simili. Oh, guarda. Non si bisticciano, quelle. Guarda. È vero. Okay. Dai, sembra che vanno bene, d'accordo, Non le vedo in disaccordo, vedi? A parte che si stanno... Vabbè, forse si vogliono bene. Sola? Sì, una tigre sola. Come una sola? Due. Ma dai, poi è troppo folle. Due tigri? Due. Va bene. Oh, ecco, due tigri. Bellina, femminuccia. Hai messo il cartello? Lo devo mettere io? Io metto un attimo una pozza d'acqua. Ok, mettigli la pozza d'acqua e io gli metto il cartello. Ah, aspetta qui. Allora, qua mettiamo
tigri, leoni. È morto qualcuno? No, sei tu, ok. Poi gli metterei anche un bel po', una bella pozza di erba alta, secondo me. Così gli va a genio, perché gli piace nascondersi, eh. A chi? Ah, i leoni, le tigri amano infilarsi nell'erba alta. Eh certo, animali. Vedi? Ora saranno molto più felici. Ok, ok, non è male, non è male, non è male, non è male. Metto le continuiamo. Bandine. Sì, 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 ok. Vado a controllare che cosa manca, vediamo un ma po'. Ma secondo me i craft scritti. Bravi craft scritti. Che cosa manca dobbiamo mettere assolutamente? Vi dico che cosa rimane. Allora, abbiamo rimanenti. Il canguro. Anzi, me li prendo tutti, dai, tanto non sono tanti. Secondo me qualcuno resterà escluso. Posso però mettere le giraffe? Sì, sì, aspetta, le ho prese io però. No, ce le ho io. Ah, allora non ce le ho io? No. Ah, io ippopotamo del Nilo. Quello va col coccodrillo. Giusto, lo metto. Dov'è il coccodrillo? Sta qui insieme alle salamandre che stanno in acqua. Va bene un solo ippopotamo? O due? Non lo so, ma va bene due, va bene due. L'acqua. No, stanno bene, sono felici. Non sono grossi, sono piccolini. Quindi qua adesso c'è un trio di bestiame. E l'acqua è tipo molto affollata, no? Ci vuole mettigli entrare un po' di fango. Fango? Sì, salamandra. All'ippopotamo piace. Ippopotamo. E poi alligatore. Perfetto. Sì, un po' di fango gli farebbe piacere. Il maiale qua non ci sta più. Che occupi spazio inutilmente. Tanto nessuno ti si mangia. Se riesci a mettere un po' di... Ok, l'hai messo? Sì, lo sto finendo di mettere. Aspetta, non hai capito qual è il fango. È questo, io intendo questo. Sì. Lo metto io, dai. Un po' così. Ah, ok. Basta così, non tanto. Così, va bene così. E qua magari farei anche un po' di pod zol sott'acqueo. Così. Bene, così mi piace. È limaccioso. Va bene. Posso mettere ste giraffe, per favore? Sì, fammi vedere ste giraffe, forza. Sei pronto? Sì. Vado di giraffa. Giraffa. Di ma è nana. È la miseria. Era una giraffa baby. Ok, molto bellina anche questa. Basta, due. Vabbè, mamma, papà e figlio. Va bene, tanto era grossa questa. Ok. Poi a me rimane ippopotamo del Nilo, canguro rosso, zebra. La zebra dovrebbe stare col leone, scusa. Però probabilmente ma c'è anche se la mangia. Esatto. Provo. Perché devi fare questi ecco, oh, come galoppa. Beh, non sembra che se la mangiano. Fanno un verso strano, sembrano delle gomme di automobile che girano. Sono carinissime, però... eccolo. Lo sapevo. No. Ma no. No, no. E si è girato tipo un attimo di scatto, impazzito. Che bello, ok, 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 ci può stare mi sembra, eh. Quindi okay, abbiamo tigri, leoni, e zebre. Zebre. Perfetto. Fine. Ok, quindi togliamo la zebra. Abbiamo ippopotamo del Nilo, canguro rosso ippopotamo e gorilla. Ippopotamo? Sì. No, ippopotamo e rinoceronte ce li abbiamo. No, l'ippopotamo l'ho messo, hai ragione. Hai ragione. Manca solo il rinoceronte. Rinoceronte, dove lo mettiamo? Teoricamente potrebbe stare anche lui. Ecco, lo sapevo, la mangiate. Ah. Ma ehi! Allora metto il rinoceronte. Se vabbè, no, succede il panico. Facciamo che mettiamo rinoceronti no, e zebre insieme. Ok, sì, il leone è un po'. Va bene, fermi. Stop. Ok, ok, calmi. Allora, facciamo un'altra gabbia, vieni qua. Arrivo. Allora. Tipo questa qui di fronte, qui. Qui, tranquilla. Dove sei? Allora, la facciamo non troppo grande perché ho paura che poi non sono compatibili di nuovo. No, sono compatibili. Ho sbagliato, aspetta. Però va bene come dimensioni, no? Sì. Allora, facciamo... così. Ricordiamoci che dobbiamo lasciare un pizzicino vuoto per l'area ristoro. Ok. Dovrebbe essere giusto ora. Non è giusto neanche ora. Ho fatto una schifezza incredibile. Senti, sto iniziando a essere fritto di cervello. Ci penso io. Ok, la fai tu manualmente? La faccio io manualmente. Aspetta, no, ma forse ci sono. Forse ci sono. Forse no, ci sono. Lo faccio da sola. Aspetta. Ok, l'ho fatta. Fatta. La panchina, come al solito, va un po' a buggarsi. La tolgo, va bene? Va bene. Ok.
Io non so perché lo fa. Qua sotto. Sì. Ma poi qua dietro rimane tutto vuoto. Sicuro di non voler sfruttare direttamente. Sì, tranquilla, tranquilla, va bene così. Dai. Ok, qua va bene di tre. Tanto qua dentro chi ci andremo a mettere? Rinoceronte e zebra. E zebra? Che corrono tutte e due come i dannati. Ok, allora inizio a metterli così ci assicuriamo che vanno d'accordo, eh. Aspetta, che c'è un buco. Rinoceronte e zebra. Una e due. Ok. Anche loro hanno bisogno di un bel sapling della giungla. Che glielo metto io? Sì, io sto finendo di chiudere i buchi. Ok, allora gliene metto uno qua e uno qua. Un bel po' di bone meal per decorare il tutto rapidamente. Così. E un po' anche di erba che gli piace pure a loro. Ok? Guarda come fanno quel rumore orribile. Perfetto. Ma non è orribile, sono carini. Quindi dobbiamo togliere qualcuno dal... Qui. Qui ci abbiamo soltanto tigre e leone. E invece qui abbiamo rinoceronte e zebra. Ok? Ok. Molto bene. Ora, quindi posso togliere questo e posso togliere il rinoceronte che l'ho già tolto. Ci rimangono soltanto tre esemplari, Anna. Ok. Sono il kangaroo rosso, quindi il canguro rosso. Il gorilla delle alture, credo, non lo so, no, dei bassi fondi, che ne so. Okay. E il leopardo, ok? Quindi il canguro e il gorilla possono andare tranquillamente insieme. Sì. Teoricamente il leopardo dovrebbe andare insieme ai leoni e le tigri. In realtà guarda che il canguro può stare con i panda. Infatti rossi, convive bene. Ok, aspetta. Quindi il canguro con i panda rossi? Ok, quindi qua abbiamo l'orso polare si sta buttando. Vai dentro. Vai dentro. Leone, tigre e leopardo. Ok, ora ci siamo. Abbiamo detto quindi il canguro può stare col panda rosso? Sì. Ok. Va bene, diciamo di sì, dai. Però non vorrei affollarla troppo, quella del panda rosso, sai. E allora io ne facciamo una parte, non lo so. Per entrambi, canguro e gorilla. Dai, sì, canguro e gorilla ci stanno bene insieme. Tu stai rialzando qua l'orso? Perché l'orso si stava buttando di sotto. Ok. Va bene così. Ok. Sì, qua a fianco ci sta bene. Quindi sai cosa ti dico? Gliela faccio più rapidamente. Così. Vediamo un po'. Dovrei essere in grado, eh. Così. Vediamo un po'. Giusto? No, non preciso. Dovrebbe essere un pochino più così. Controlla un po'. Giusto? Perfetto. Ok. Qua c'è un po' tutto rotto da sistemare. Così. Diamo una giustatina qui. Ecco qua. Perfetto, che te ne pare? Mi piace. Anche a me non mi sembra male. Qui quindi è la gabbia. Dobbiamo togliere di nuovo questa maledettissima panchina. Cerca di sistemarle tra una gabbia e l'altra, non lo so. Ci provo, vedo un po' cosa riesco a fare. Purtroppo non danno molto spazio queste panchine malefiche, eh? No. Sono un po' infide, ok. E questa qui abbiamo detto essere la gabbia del canguro rosso e gorilla. Mamma mia, guarda come stanno bene insieme. Sono contenti. Guarda. Perfetto. Che belli. Mettiamo quindi il loro cartello. Canguro, che non so come si scrive. Canguro. E gorilla. Io l'ho scritto con la K. Ah. Non si scrive con la K, vero? No. Ah. In italiano no, però va bene. Vabbè, mi è venuto un misto tra italiano e inglese. Il signor Ender non capisce tanto, è ignorante. Ok. Che ne pensi? Secondo me abbiamo terminato, eh. Ma ho finito, non abbiamo più gli animali? No, abbiamo finito gli animali, sono tutti qua. Tranne quelli volanti, gli uccelli non li abbiamo. Però no, quelli potrebbero essere una prossima espansione per lo zoo, non è detto. Sì. Potrebbe Facciamo essere andare un'idea. Facciamo andare al ristoro, allora? Io farei un bel paio di panchine di qua. Mamma mia, ogni volta che passo a fianco a quel coso però mi viene qualcosa anche a me, eh. Lo so. Mettiamo un paio di panchine qui. Parliamone. È un paio di panchine. Senti, è tutto fuori dalla gabbia, ma che schifo, vabbè. Io volevo fare un chioschetto qui, veramente. No, secondo me non ci va. No. Va bene così, secondo me, dai. I cestini! I cestini, hai ragione, questi
per evitare che le persone inzozzano poi, giusto. Quindi ne mettiamo un paio così ai angoli di tutto il posto. Così. Uno qui. Qua c'è un rumore, dalle zebre proviene un rumore di pneumatici. Pneumatici. Incredibile. Ok, a posto, lì ho già fatto io. Ok. Perfetto. Non male. Dai, abbiamo creato uno zoo assurdo in un'ora di tempo. Siamo dei campioni, secondo me, Le tigre hanno fatto un cucciolo. Ma come, di già? Sì. Va a vedere, dov'è? Non è vero. Cos'è? Non è vero. Cos'è? Era un fiore. Erano i ghepardi. Stupida. Vai a nuotare con i trichechi, vai, e le tartarughe. Oh, che ne dite, ragazzi? È fuori il koala? Come fuori il koala? No, è fuori. Sembra. Sembra fuori, ma non lo è. Però è dentro, credo. Oddio, effettivamente ne vedo solo uno. Dov'è l'altro? È vero. Anna! Dov'è il koala? È scappato il koala! Come ha fatto? Non allora, lo so. Uno è qui. Dov'è l'altro? Dov'è? Boh. Scappato. È andato dalle zebre. Ragazzi, dove avete visto il koala? Ci manca un animale. Anna, boh. Non lo so. Oh, sti koala hanno rotto le scatole, però. Oh, può essere che l'ho ucciso una rana velenosa. Può essere. È orribile. Beh, uno è qua. Vabbè. Senti, togliamo questi, non sia mai che scappa anche l'altro. Così non dovrebbe farcela. Perché magari si è arrampicato su sti foglie qua, capito? Che le hai messe tu? Va bene. Vabbè, no? Volevo creare un po' più di erbame. Sì. Va bene, comunque va bene, non ti preoccupare. Secondo me siamo stati bravi. Questo zoo è strabello. Koala. Dov'era? È finito dai coccodrilli. Ed è morto? No, è vivo. Ma non ho capito come ha fatto a fare tutta sta strada. Ma è dentro dai coccodrilli. Come cavolo? Brutto zozzo. Vabbè, lasciamolo qui. Cioè, questo sarà la mascotte dello zoo, andrà in giro da un punto all'altro senza che nessuno possa fermarlo. Sì, ma questi due ippopotami qua che si sono... cioè, che gli ha preso? Allora, dicono tutti che gli piace un botto il nostro zoo, eh? Oh, grazie. Sì. Ci sono i pesci nella gabbia del koala. Questo mi sembra più... No, sono rane, non sono... Sono rane, effettivamente sembrava. Vai dentro, vai dentro. Che sta succedendo? Sta scappando l'altro koala. Ma porca miseria, sono incredibili questi, Mancano i volatili, ma purtroppo quelli non ce li abbiamo. E io direi che possiamo anche concludere, perché abbiamo costruito un sacco. E quindi direi che io posso chiudere la mia live di CraftTube con questa bellissima costruzione. Che ne dici, Anna? Sì. Siamo molto contenti del risultato. Secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi, devi ringraziare tutti i tuoi craft scritti. Ringrazio ovviamente tutti i miei craft scritti e anche il signor Ender, che questa volta ci pagherà bene, giusto? Giusto? Ha pagato bene. Sì, lui paga sempre bene. Ok, quindi per questa volta io direi che possiamo concludere qua. Vi ringrazio tutti per aver guardato questa craft live sul mio craft canale di CraftTube. Ho detto troppe volte craft, mi sa, Vabbè, va bene lo stesso. E quindi, per questa volta, chiudiamo qua. Lion! No, come mi chiamavo io? Com'era? Lionio. Lionio! Lionio! E tu? Non lo so. Spinestula? Out! Beh.